Un candacrona che va in pensione e canta i suoi anni di servizio sociale con chitarra, voce e altre storie. Un libro e un CD appena stampati, è una carriera bruciante di artista famoso in incognito. Così si definisce Angelo Maddalena, originario di Pietra Persia, da anni oramai trapiantato in Umbria, che alla Biblioteca Scarabelli si è esibito nelle letture di poesie di Cesare Pavese, Pierpaolo Pasolini e testi di sua madre nel suo spettacolo Lavorare Stanca, accompagnato dalla sua compagna di viaggio, la chitarra cantastorie è una definizione importante, anche perché in realtà, nel senso moderno del cantastorie, perché quello antico, come io, quando ho iniziato a fare il cantastorie, negli anni 2000, 20 anni fa, un mio amico mi disse, tu stai resumando un cadavere. E effettivamente poi ho rielaborato la tradizione del cantastorie in forma di cantautore, scrittore e anche, diciamo, piccolo editore dell'autoproduzione Malanotte. In realtà i cantastorie erano eh, autoproduttori soprattutto, perché dipingevano le storie illustrate, facevano le cassette, le vendevano per strada dopo il concerto eh, e cantavano e scrivevano i testi. Quindi in questo senso, in quanto autoproduttore indipendente assolutamente, soprattutto anche dai circuiti, soprattutto dai circuiti industriali eh, della musica e del teatro, in questo senso cantastorie. Questo nuovo spettacolo si chiama Lavorare stanca e con testi di Cesare Pavese, Pierpaolo Pasolini, e Leopardi e Flaubert. E purtroppo ci sono anch'io che canto, perché <ride> ho scelto questi, i testi di questi poeti eh, per fare un po' una, come dire, un, un riassunto di questi miei anni. quest'anno ho compiuto 50 anni e quindi anche per un po' diciamo, alleggerire l'ego ho voluto dare la parola a questi grandi maestri. E, ma eh, dentro ci sono molte mie canzoni degli ultimi dieci anni e alcune recenti, eh, le più recenti registrate nel cd Tutti Positivi, tra cui Tutti Positivi è una canzone eh, scritta un anno fa e registrata nel cd allegato al libro um, Tacquino di viaggio interiore 2020-2022 uscito un mese fa, novembre 2022.